Nei centri Life Brain è ripresa l'attività clinica in pieno. Quali sono i protocolli che seguite per la sicurezza e la prevenzione del contagio all'interno dei vostri centri? Allora, i centri Lifebrain sono centri che sono nati per la tutela del singolo cittadino a livello sanitario, quindi a maggior ragione in questo periodo così particolare, Lifebrain ha adottato tutte le misure per la tutela e la sicurezza del singolo paziente che accede, ovvero all'ingresso c'è un ingresso singolo, ogni persona è distanziata di almeno 1 metro, può accedere con la mascherina e troverà un ambiente totalmente igienizzato con personale recanti tutte le protezioni di tutti i dispositivi di protezione tali per ridurre quello che è il contagio per via aerea. Voi vi state distinguendo per gli esami serologici legati alla Covid-19. In che cosa consistono e a cosa servono? Allora, gli esami sierologici sono degli esami di tipo strumentale, quindi estremamente affidabili da un punto di vista analitico. In che cosa consistono? Consistono nel misurare quelli che sono gli anticorpi contro il virus, sia precoci che di memoria, e che danno delle informazioni sull'avvenuto contagio o avvenuto contatto con il virus stesso dell'individuo. A che servono? Servono principalmente per un fine di tipo epidemiologico, non diagnostico, ovvero ci danno delle informazioni di avvenuto contatto. Questo aiuta il paziente stesso a comprendere qual è il suo sistema immunitario e quindi anche a comprendere come e se è già avvenuto a contatto, per cui riesce, diciamo, ad avere delle informazioni di riduzione e di presa in carico, di riduzione di quella che è il contagio del virus stesso all'interno della società e del nucleo familiare in cui vive. Quanto sono affidabili questi test? Si corre il rischio che ci siano dei falsi positivi? Allora, il test è molto affidabile in quanto Lifebrain ha adottato un test in 2 fasi. Una prima fase, chiamata test di screening strumentale, in cui estremizziamo la sensibilità del metodo e la specificità che è pari al 99,5%, quindi un positivo è realmente positivo, ha degli anticorpi anti-Cov2. In caso di positività si va a confermare con un secondo livello di specificità strumentale i singoli anticorpi, quindi le immunoglobuline precoci, ovvero di classe M, e più di memoria, ovvero di classe G, dando proprio un dettaglio numerico. Quindi non solo ci dà un dettaglio specifico per ogni singola classe, ma ci dà anche un titolo o un semititolo che può essere sorvegliato a livello clinico per vedere proprio il paziente come reagisce e come sta sieroconvertendo. E quindi, da un punto di vista clinico, è molto accurato proprio per una gestione anche del paziente in fase di sviluppo di sieroconversione. I positivi cosa devono fare? I positivi vengono, secondo normativa regionale, denunciati alla ASL di riferimento e quindi verranno presi in carico con estrema cautela e estrema accortezza dal medico di famiglia al fine di poter caratterizzare ulteriormente la positività a livello anticorpale con un tampone. Il tampone che cosa ci aiuta a verificare con maggiore diciamo, livello di profondità? Ci aiuta a comprendere se, oltre ad essere venuti a contatto con il virus, siamo ancora contagiosi. Ecco perché lo screening di tipo sierologico permette, diciamo, di identificare quei soggetti che non soltanto sono venuti a contatto con il virus, ma che anche possono ancora essere un pericolo o un rischio di, diciamo, spreading dell'infezione.